Emma Bordone e questa è la prima ricetta della giusta. E oggi faremo una ricetta primaverile. Faremo i tortini o i muffin al cocco e lime. Ok, per fare questa ricetta avremo bisogno di 2 lime, 65 g di burro o margarina, che poi andremo a sciogliere, 2 cucchiai di farina di cocco, 75 g di zucchero, 100 g di farina autolievitante, un uovo medio, 2 cucchiai di latte. Per la glassa al lime avremo bisogno di 25 g di burro morbido, 50 g di formaggio cremoso, 175 g di zucchero a velo e 40 g di farina di cocco. Prima cosa, grattiamo il lime, la buccia del lime, e lo andiamo a mettere nella farina. Aggiungiamo 2 cucchiai di farina di cocco. Una, due. Poi mettiamo la farina autolievitante. Aggiungiamo lo zucchero. Amalgamiamo il tutto. Ora rompiamo l'uovo e lo sbattiamo. Versiamo l'uovo sbattuto nella nostra terrina. Ora incorporiamo il latte e il burro fuso. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Tagliamo il lime rimasto e ne versiamo un cucchiaio di succo. Continuiamo a mescolare. Intanto che preriscaldiamo il forno a 180 gradi, versiamo l'impasto nei piattini. E adesso andiamo a infornare per 10-12 minuti. Intanto che i tortini cuociono, facciamo la glassa. Andiamo a inserire il burro ammorbidito. Aggiungiamo il formaggio cremoso. Aggiungiamo circa metà dello zucchero a velo. Versiamo un cucchiaio scarso di succo di lime. Adesso aggiungiamo il resto dello zucchero e mescoliamo per bene. Appena tirati fuori dal forno, ancora caldi, versiamo sul muffin o tortino qualche goccia di lime, di succo di lime. Riempiamo la sac à poche con la glassa. Adesso andiamo a decorare il nostro tortino. Per finire spolveriamo con la farina di cocco. Se vi è piaciuta questa ricetta, vi aspettiamo per altre ricette della Vetusta.